Lavoro, ci sentiamo a breve. Buongiorno a tutti, io sono Claudia Salvi, la coordinatrice del Centro Europe Direct di Roma. Come ha annunciato già il mio collega Luigi, oggi parleremo delle fonti di informazione dell'Unione Europea. Principalmente cercheremo di capire come e perché nascono i finanziamenti europei. Allora, innanzitutto bisogna fare una premessa. Per ogni periodo di programmazione, la Commissione europea in realtà prepara un documento di programmazione che è un po' la base dei finanziamenti. Il documento di base del precedente periodo di programmazione era la strategia di Lisbona. Strategia di Lisbona che purtroppo si è conclusa in un fallimento, perché quelli che erano gli obiettivi che erano stati descritti in realtà non sono stati raggiunti. Questo perché c'è stata una forte crisi economica che poi ha coinvolto tutta l'Europa. Per rispondere a questa crisi economica, in realtà è stata elaborata una nuova strategia che sicuramente conoscete tutti perché è la strategia per l'Europa 2020. Qual è il vero obiettivo di questa strategia? L'obiettivo è quello dei governi europei di superare questa crisi economica che si è determinata negli ultimi anni e questo è ciò può avvenire soltanto con una strategia a lungo termine. I tre obiettivi fondamentali di questa strategia sono l'aumento dell'occupazione, la riduzione della povertà e il miglioramento del sistema produttivo in generale. Le tre priorità di questa strategia sono quelle della crescita intelligente, per diciamo, sviluppare quanto più possibile un'economia che sia basata sulla conoscenza e l'innovazione. Seconda priorità è quella della crescita sostenibile, che ha come obiettivo quello di promuovere un'economia più efficiente sotto il profilo delle risorse, ma che principalmente sia più attenta ai temi ambientali e quindi anche più competitiva. La terza priorità invece è quella della crescita inclusiva, che ha come obiettivo quello della promozione di un'economia con un alto tasso di occupazione che favorisca anche la coesione sociale e territoriale. A queste, diciamo, tre priorità corrispondono poi 11 obiettivi tematici, che sono quelli della crescita intelligente, per cui ci sarà un grosso, diciamo, impulso in quello che tutto ciò che riguarda la ricerca e l'innovazione, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, sarà dato più impulso alla competitività delle piccole e medie imprese e verrà prestata molta attenzione a quelle che sono le economie a basse emissioni di carbonio. Per quanto riguarda la priorità della crescita sostenibile, gli tre obiettivi tematici sono la lotta ai cambiamenti climatici, favorire un ambiente e l'efficacia delle risorse e sviluppare quanto più possibile forme di trasporto sostenibili. Per quanto riguarda la terza priorità, che è quella della crescita inclusiva, l'accento è principalmente su favorire l'occupazione e la mobilità delle persone all'interno dell'Europa, maggiore inclusione sociale, sistemi di istruzione e formazione più efficaci e principalmente, il punto più importante che è il punto 11, creare un'amministrazione pubblica più efficiente. Poi questa strategia indica anche quelli che sono i cinque obiettivi misurabili, che sono per quanto riguarda l'occupazione, un innalzamento al 75% del tasso di occupazione per le persone che hanno un'età compresa tra i 20 e i 64 anni. Per quanto riguarda il settore della ricerca e sviluppo, dovremmo portare al 3% del PIL dell'Unione Europea gli investimenti in ricerca e sviluppo. Per quanto riguarda il settore dell'istruzione, il tasso di abbandono scolastico entro il 2020 dovrà essere inferiore al 10% e almeno il 40% delle persone che hanno un'età compresa tra i 30 e i 34 anni dovranno avere un'istruzione di livello universitario. Per quanto riguarda la povertà e l'emarginazione, invece noi dovremo avere almeno 20 milioni di persone in meno che vivono in situazione di povertà o di emarginazione. Per quanto riguarda invece le
dell'ambiente dovranno essere entro il 2020 essere raggiunti i target 20-20-20 in tema di cambiamenti climatici ed energia, che ciò si, diciamo, si sintetizza con una riduzione del 20% dell'emissione di gas serra, il 20% del fabbisogno energetico dovrà provenire da fonti rinnovabili, mentre dovremo avere in generale un aumento del 20% dell'efficienza energetica. Questi obiettivi però sono stati superati perché siccome l'Europa in realtà sta andando bene per quanto riguarda gli obiettivi nel settore dell'ambiente, in seguito ad una riunione tra i vari ministri dell'ambiente, in realtà si è lavorato per gli obiettivi al 2030, dove essenzialmente i valori degli obiettivi del 2020 sono stati quasi raddoppiati. Quindi entro il 2030 gli obiettivi sono quelli di ridurre del 40% i gas a effetto serra, di ottenere almeno il 27% dell'energia da fonti rinnovabili e portare il livello di interconnessione elettrica al 15%, vale a dire che il 15% dell'energia elettrica dovrà essere trasportato verso altri paesi dell'Unione Europea. Ora, questi obiettivi non sono isolati tra di loro, ma sono interconnessi tra di loro e tra l'altro gli Stati membri hanno il compito di adattare la strategia alla propria situazione specifica e quindi di tradurla in obiettivi e percorsi nazionali. Quindi ogni paese membro dovrà poi deve raggiungere i propri obiettivi. Gli obiettivi per quanto riguarda l'Italia sono: nel settore dell'occupazione dovremo avere il 67-69% della popolazione età compresa tra i 20 e i 64 anni che dovrà essere occupata. Per quanto riguarda l'istruzione terziaria, il 26-27% della popolazione che ha età compresa tra i 30 e i 34 anni dovrà aver completato un'istruzione universitaria o di livello equivalente. Dovremo avere circa 2 milioni e 200 mila poveri in meno e in più dovremo ridurre il tasso di abbandono scolastico che dovrà essere inferiore al 15-16%. Per quanto riguarda la ricerca e sviluppo, l'1,53% del nostro PIL dovrà essere investito in questo settore, invece dovremo avere un aumento del 13,4% dell'efficienza energetica in generale e il 17% del consumo energetico dovrà provenire dalle energie rinnovabili. In più dovremo avere una riduzione del 13% del gas a effetto serra. La Commissione, diciamo, per poter dare delle indicazioni più precise per quanto riguarda il raggiungimento di questi obiettivi, ha proposto anche 7 iniziative faro per catalizzare i progressi relativi a ciascun tema prioritario. Che sono queste iniziative faro? Sono dei veri e propri programmi di lavoro che in realtà ci possono essere molto utili nel momento in cui presentiamo delle proposte di progetto, perché la Commissione europea ci indica nello specifico quali sono gli obiettivi che vuole andare a raggiungere nell'attuale periodo di programmazione. Per quanto riguarda la priorità della crescita intelligente, le iniziative faro di riferimento sono tre: Unione dell'innovazione, che mira a migliorare le condizioni generali di accesso ai finanziamenti nel settore della ricerca e dell'innovazione; Youth on the Move, che ha come obiettivo quello di migliorare i sistemi di insegnamento e quindi agevolare l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro; e abbiamo poi l'Agenda europea del digitale, che invece ha come obiettivo quello di diffondere di accelerare la diffusione di internet ad alta velocità. Addirittura nell'iniziativa Faro è indicato che entro il 2020 almeno il 50% della popolazione europea dovrà essere collegata a internet a banda veloce. Per quanto riguarda la priorità della crescita sostenibile, le iniziative faro sono due: Europa efficiente sotto il profilo delle risorse, che mira a favorire la crescita economica nel rispetto dell'ambiente, e una politica industriale per l'era della globalizzazione, che mira a migliorare il clima imprenditoriale, specialmente per le piccole e medie imprese, e anche per migliorare la competitività delle nostre imprese.
Per quanto riguarda l'ultima priorità, che è quella della crescita solidale, le due iniziative di faro di riferimento sono l'agenda per nuove competenze e nuovi posti di lavoro, che ha come obiettivo quello di modernizzare i mercati occupazionali, e poi la piattaforma europea contro la povertà, che dovrebbe garantire la coesione sociale e territoriale e quindi distribuire equamente quelli che potrebbero essere i benefici di un'eventuale crescita. Quella che ora vediamo visualizzato all'interno della piattaforma è la pagina web di riferimento della Commissione europea, dove praticamente nella parte destra, dove c'è scritto documenti da scaricare, possiamo trovare tutte le iniziative faro di riferimento. Io consiglio di scaricare queste iniziative faro, anche perché a ogni iniziativa faro in realtà corrisponde un finanziamento europeo. Perché nel momento in cui noi dobbiamo redigere delle proposte di progetto, è utile vedere quello che la Commissione europea si aspetti, diciamo, dalla nostra proposta, progettuale. Diciamo, per raggiungere quelli che sono gli obiettivi indicati nella strategia Europa 2020, la Commissione europea ha messo a disposizione anche tre gruppi di strumenti finanziari. E quindi abbiamo i fondi strutturali che hanno come obiettivo principale quello di ridurre le disparità tra le regioni europee per portarle ad uno stesso livello di sviluppo. I finanziamenti diretti che invece hanno come obiettivo quello di favorire la collaborazione tra le regioni europee e poi gli strumenti finanziari per l'assistenza esterna che in realtà permettono all'Unione Europea di andare a collaborare con i paesi del resto del mondo. Le risorse sono, per quanto riguarda la gestione diretta e quindi i cosiddetti programmi comunitari, le risorse sono erogate e gestite direttamente e centralmente dalla Commissione europea. Che cosa significa? Direttamente perché il trasferimento dei fondi avviene senza ulteriori passaggi dalla CE, quindi direttamente dalla Commissione europea ai beneficiari del progetto. Centralmente perché le procedure di selezione, di assegnazione del progetto, anche di controllo e audit, sono gestite direttamente dalla Commissione europea o dall'organismo che le rappresenta, che appunto più delle volte sono le agenzie esecutive della Commissione europea. E chiaramente quando parliamo di Commissione europea parliamo di direzioni generali della Commissione europea, che sono quelle che poi materialmente gestiscono le singole linee finanziarie. Per quanto riguarda la gestione indiretta, i cosiddetti fondi strutturali, si chiama indiretta perché le risorse sono gestite dagli Stati membri o dalle regioni in base ad una programmazione che viene approvata dalla Commissione europea e dagli Stati membri. Queste risorse sono rappresentate principalmente dai fondi strutturali e dal fondo di coesione, ma sappiamo bene che l'Italia non è interessato dal fondo di coesione. I fondi strutturali non sono a questo punto assegnati direttamente a progetti scelti dalla Commissione europea, ma la loro gestione viene invece delegata agli Stati e alle regioni. Questa slide che vi mostro in realtà dà un po' il quadro di quello che è il sistema di finanziamenti europei. Come vedete, noi abbiamo nella gestione diretta il primo gruppo, che sono i programmi a finanziamento diretto, che sarebbero poi tutti i programmi come Erasmus, Horizon, il programma Life e così via. Abbiamo l'assistenza esterna, che poi vedremo si divide in quattro strumenti geografici e in tre strumenti tematici, e poi la gestione indiretta con i cosiddetti fondi strutturali, che sono rappresentati dal Fondo europeo di sviluppo regionale, dal Fondo sociale europeo e dal Fondo di coesione. A questi si affiancano anche il Fondo per lo sviluppo rurale e per il Fondo per marittimo e per la pesca. Quindi proseguendo, diciamo sempre per tornare alla differenza tra i due tipi di fondi, nella gestione diretta abbiamo questo rapporto contrattuale tra la commissione o l'agenzia delegata e l'utente finale, mentre nella gestione indiretta abbiamo il trasferimento delle risorse ad enti regionali, abbiamo quasi sempre la presenza di un cofinanziamento governativo e l'assegnazione delle risorse avviene sulla base di specifici bandi che verranno emanati a livello nazionale. Dai ministeri per quanto riguarda i programmi operativi nazionali, dalle regioni per quanto riguarda i programmi operativi regionali.
Per quanto riguarda la gestione indiretta, nel precedente periodo di programmazione, in realtà noi avevamo gli obiettivi che erano quelli della convergenza e solidarietà tra le regioni e la competitività regionale e l'occupazione. Questi due obiettivi nell'attuale periodo di programmazione sono stati sostituiti dagli investimenti in favore della crescita e dell'occupazione. La loro articolazione è differenziata in relazione a tre di categorie diverse di regioni. Quindi le regioni sono suddivise in regioni meno sviluppate, che quindi hanno un PIL pro capite inferiore al 75% della media comunitaria. Abbiamo poi le regioni in transizione, che hanno un PIL pro capite compreso tra il 75% e il 90% della media comunitaria. E poi abbiamo le regioni più sviluppate, che hanno un PIL pro capite superiore al 90% della media comunitaria. Per l'attuale periodo di programmazione sono riconfermati gli obiettivi della cooperazione territoriale, per cui abbiamo la cooperazione trasfrontaliera, che avviene appunto tra due zone di confine, quindi per esempio avremo il programma Italia-Austria, Italia-Francia, appunto perché sono regioni che si trovano al di là di uno stesso confine, la cooperazione transnazionale che avviene sempre tra regioni che in qualche modo sono confinanti, però sono per gruppi di regioni più ampie, e qui per esempio possiamo avere la cooperazione tra l'Italia e i Balcani, e poi la cooperazione interregionale che è svincolata da questo vincolo, diciamo, fisico della contiguità fisica, perché permette a tutte le regioni europee di collaborare tra di loro essenzialmente per scambiare buone prassi, esperienze, nuove modalità di lavoro. Per quanto riguarda la gestione indiretta, quindi i fondi strutturali, i finanziamenti vanno richiesti all'autorità che gestisce, la cosiddetta autorità di gestione, relativo programma operativo nazionale o regionale. Questo organismo valuta il progetto e decide poi se concedere oppure no un finanziamento. I beneficiari possono essere tanti: gli enti pubblici, alcune organizzazioni del settore privato, università, associazioni, ONG e anche imprese estere che però hanno filiali nel paese in cui si presenta la domanda. Per quanto riguarda l'ammissibilità del progetto, prima di richiedere una sovvenzione è necessario controllare i programmi operativi. Il progetto deve soddisfare i criteri di selezione e le priorità di investimento che sono indicate nel programma operativo. È necessario seguire le procedure stabilite dalle relative autorità di gestione. Alcune autorità prevedono poi la possibilità di richiedere un finanziamento costantemente, in altri casi invece le domande vanno accettate esclusivamente in determinati periodi di tempo. Chiaramente, per ulteriori dettagli bisogna poi visitare i siti delle autorità di gestione che vengono dedicate a dare l'informazione sui programmi operativi regionali e nazionali. Per quanto riguarda la dimensione del progetto, non esiste una dimensione minima per i progetti, quello che conta però è il valore aggiunto europeo, l'impatto sull'occupazione, la natura innovativa e l'eventuale contributo alla competitività economica della regione, perché lo ricordiamo, i finanziamenti indiretti, quindi fondi strutturali, servono, diciamo, a portare le regioni europee a uno stesso livello di sviluppo economico. A chi rivolgersi? Per quanto riguarda le informazioni più specifiche, più di dettaglio, sicuramente l'istituzione più adatta è l'autorità di gestione. Oppure possiamo anche chiedere aiuto ai responsabili delle politiche europee all'interno della propria amministrazione locale o Camera di Commercio. Esiste poi la rete Enterprise Europe Network, che fornisce consulenza specializzata alle piccole e medie imprese sull'accesso ai finanziamenti dell'Unione Europea, e poi i centri di informazione della rete Europe Direct, che appunto noi rappresentiamo uno di questi centri. Siamo 50 centri distribuiti sull'intero territorio nazionale, e quindi in ogni regione ce n'è almeno uno, in alcuni casi anche più di uno, come nel Lazio, dove ad esempio i centri presenti sono tre. Ora passiamo un attimo alla gestione diretta, a quelli che sono i programmi comunitari. I programmi comunitari, come dicevo prima, esistono i programmi comunitari come Erasmus+, Life e così via, e poi abbiamo un altro gruppo che sono quelli dell'assistenza esterna, che, come dicevo prima, permettono all'Europa di andare a lavorare con altre aree geografiche. Questi a loro volta si suddividono in due gruppi. Abbiamo quattro strumenti geografici e tre strumenti tematici. Per quanto riguarda gli strumenti geografici,
demografici abbiamo lo strumento per la preadesione, che permette all'Europa di andare a lavorare con i paesi dei Balcani e dell'Europa, dell'Africa, diciamo, confinante con le regioni europee. Infatti si chiama lo strumento di preadesione perché accompagna alcune regioni a poter in un futuro entrare all'interno dell'Unione Europea. Quindi le regioni interessanti sono i Balcani e il gruppo di paesi dell'Africa confinanti con l'Europa. Poi abbiamo invece lo strumento di vicinato, che è lo strumento che ci permette di andare a lavorare con tutti i paesi che, diciamo, fanno parte dell'ex blocco dell'Unione Sovietica. Poi abbiamo lo strumento di partenariato, che invece ci permette di andare a lavorare con i paesi industrializzati e con le cosiddette economie emergenti, quale India, Brasile e Cina. E poi abbiamo lo strumento per la cooperazione allo sviluppo, che è lo strumento che ci permette di andare a lavorare con tutti i paesi che non sono compresi in questi tre gruppi precedenti. Per quanto riguarda i tre strumenti tematici, invece abbiamo lo strumento per la tutela della democrazia e dei diritti umani, abbiamo lo strumento per la stabilità, che è uno strumento che permette all'Europa di intervenire in tutti quei casi di conflitti che non erano stati previsti all'inizio del periodo di programmazione, e poi abbiamo lo strumento per la cooperazione nel settore nucleare, che si occupa sia di collaborazione nel settore nucleare nel senso stretto, ma anche di dismissione di impianti nucleari non più funzionanti. Per quanto riguarda il programma comunitario, questo può, o fonte di finanziamento diretto, può essere definito come un'azione, insieme di azioni o altre iniziative che comportano una spesa che, secondo l'atto di base o l'autorizzazione di bilancio relativi, deve essere attuata dalla Commissione a favore di una o più categorie di beneficiari specifici. È quindi uno strumento attraverso il quale l'Unione Europea finanzia l'esecuzione di una serie di azioni per realizzare gli obiettivi che si è prefissata nelle diverse materie di sua competenza. Qui vorrei aggiungere una cosa: c'è una distinzione fondamentale che va fatta tra i fondi strutturali e i finanziamenti diretti. Per quanto riguarda i fondi strutturali, si chiamano strutturali perché in realtà possono anche finanziare delle strutture. Questo non può mai avvenire con i finanziamenti diretti. I finanziamenti diretti sono finalizzati a finanziare proposte di progetto che hanno come obiettivo lo scambio di buone prassi, lo scambio di modelli, oppure l'elaborazione di studi e di ricerche, ma non possono mai finanziare strutture. Vediamo un po' ora qual è l'iter dei programmi comunitari. La Commissione europea, a inizio di periodo di programmazione, in base agli obiettivi appunto che si è prefissata, predispone dei programmi inerenti a diversi settori che hanno generalmente una durata pluriennale, che attualmente corrisponde a quello del periodo di programmazione dei fondi strutturali, e che vengono attuati dalle diverse direzioni generali della Commissione europea. Ciascuna direzione generale nel proprio settore gestisce direttamente gli stanziamenti previsti per i vari programmi attraverso la pubblicazione periodica di bandi comunitari, che possono avvenire o sulla Gazzetta Ufficiale della Commissione europea, la serie C dedicata alla comunicazione, oppure sul sito web della direzione generale che si occupa di quel finanziamento comunitario. Per quanto riguarda invece l'adozione dei programmi comunitari, questo avviene tramite una decisione che viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, questa volta la serie L, che è la serie dedicata alla legislazione. I bandi, poi, come dicevo prima, vengono pubblicati o sulla serie C oppure sul sito web della Direzione Generale. Un tempo era obbligatorio la pubblicazione degli inviti a presentare proposte sulla Gazzetta Ufficiale serie C. Attualmente non esiste più questo obbligo, quindi la Direzione Generale può essere libera di pubblicare l'invito a presentare proposte o sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, ma sempre la pubblicazione avviene tramite il sito web. Quindi il mio consiglio è quello di controllare comunque costantemente i siti web delle singole direzioni generali. La gestione dei programmi comunitari spetta quindi alla Commissione europea attraverso i propri apparati. Specie per le funzioni amministrative, a volte si avvale di apposite agenzie esecutive oppure di autorità responsabili.
Esistono comunque alcuni programmi che sono attuati attraverso l'ausilio di agenzie nazionali che sono costituite dagli stati membri su richiesta della comunità, che hanno proprio il compito di informare il cittadino, raccogliere le prime proposte di progetto, elaborate appunto dai beneficiari e trasmetterle poi infine a Bruxelles. Però la competenza finale rimane sempre della, Commissione europea. Ora vediamo che cosa dobbiamo fare per poter presentare una proposta di progetto nell'ambito di finanziamenti diretti. Innanzitutto dobbiamo metterci sulla nostra scrivania alcuni documenti. Questi sono la decisione di approvazione del programma che viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie L. Ci dobbiamo procurare poi il testo del bando che possiamo scaricare o dalla Gazzetta Ufficiale Serie C oppure dal sito web della Direzione Generale Competente. Dobbiamo poi scaricarci la guida per i candidati che viene pubblicata sui siti web delle direzioni generali oppure delle agenzie esecutive e poi chiaramente ci dobbiamo dotare del formulario. Ormai i formulari sono quasi sempre online, anche se sono online, però successivamente viene anche richiesta l'invio delle proposte tramite posta normale e diciamo la proposta inviata deve essere esattamente identica a quella che viene presentata online. Poi ci può essere richiesta eventuale ulteriore documentazione e questo lo troveremo sempre sul sito della Direzione Generale Competente. Il bando è il testo ufficiale che illustra nel dettaglio qual è l'oggetto e gli obiettivi del bando, chi sono i beneficiari, quali sono i requisiti minimi per poter partecipare, qual è la dotazione finanziaria dedicata a quel bando, quali sono i criteri di selezione delle proposte che vengono utilizzate dalla Commissione europea per quel bando e quali sono la procedura e i termini di presentazione delle proposte. E poi in genere nel bando viene sempre fornito il sito internet dove poter scaricare il formulario ed eventuali documenti utili per la presentazione delle proposte. Una cosa molto importante è, nel bando è verificare quali sono i criteri di eleggibilità, cioè posso partecipare, ho i requisiti per poter partecipare, quali sono i selection criteria, cioè ho come consorzio la capacità tecnica e finanziaria per poter partecipare e poi gli award criteria che sarebbero i criteri di aggiudicazione, cioè la proposta viene valutata in base ad alcuni criteri di aggiudicazione che vengono stabiliti dalla Commissione europea. Ricordatevi poi di rispettare i criteri formali per la presentazione della proposta, perché la proposta viene innanzitutto valutata sui criteri formali. Possiamo avere anche scritto un'ottima proposta, ma se non abbiamo rispettato i criteri formali, che sono per esempio la sigla della proposta di progetto in ogni pagina, il timbro da parte del responsabile dell'ente, la nostra proposta viene rigettata. E poi dobbiamo verificare quali sono le misure ammissibili e le relative priorità indicate nel bando. State sempre molto attenti a quelle che sono le clausole di esclusione. Una volta che abbiamo presentato la proposta di progetto, è importante anche fare una valutazione su quelli che sono i criteri importanti per la Commissione europea e che sono nel caso specifico la trasnazionalità. La trasnazionalità ci dobbiamo chiedere, una volta redatta la proposta di progetto, in che modo il nostro progetto incoraggia la mobilità geografica. Sta cercando di coinvolgere più Stati membri dell'Unione europea. Ancora un aspetto molto importante per la Commissione europea è quello dell'innovazione. Quindi noi ci dobbiamo chiedere in che misura il nostro progetto è innovativo? Sta creando dei nuovi metodi e processi? Sta definendo dei nuovi obiettivi? Sta cercando di modificare dei sistemi già esistenti? Oppure sta introducendo dei nuovi approcci? Ancora è importante sottolineare quello che è il valore aggiunto europeo, cioè gli obiettivi e gli effetti delle azioni vengono raggiunti meglio a livello europeo perché invece avremo dei problemi a raggiungerli se hanno come obiettivo solo il livello nazionale. Ancora importante è sottolineare l'elemento della sussidiarietà, cioè spiegare che l'intervento europeo è necessario perché quegli obiettivi non potrebbero essere raggiunti con dei soli fondi nazionali. Un altro elemento molto importante è quello della sostenibilità. Il flusso dei benefici, noi dobbiamo dimostrare nella nostra proposta di progetto che il progetto non finirà con la fine del finanziamento, ma dobbiamo dimostrare alla Commissione europea che esso dovrà sopravvivere alla fine del finanziamento.
e quindi dobbiamo indicare nella proposta di progetto in che modo noi intendiamo farlo sopravvivere. In più è importante preparare anche un piano di comunicazione, perché la Commissione europea vuole sapere in che modo noi informiamo il pubblico sui progetti che sono stati approvati, in quanto i cittadini europei sono i principali finanziatori del sistema Europa, e quindi è anche importante che siano informati sul modo in cui vengono spesi i loro soldi. Quindi è importante preparare un buon piano di comunicazione. All'interno delle proposte di progetto assume un ruolo importante il coordinatore. Questo è l'unico soggetto che è legalmente e finanziariamente responsabile nella realizzazione del progetto nei confronti della Commissione. Il coordinatore si occupa di gestire le operazioni finanziarie, quindi riceve il contributo finanziario dalla Commissione europea e poi lo distribuisce ai partner del progetto, fornisce relazioni e rapporti sullo stato di avanzamento del progetto, in cui sono inclusi chiaramente i dati che vengono forniti dai singoli partner del progetto, e inoltre ha il compito di tenere registri contabili aggiornati e quindi deve conservare tutti quelli che sono i documenti giustificativi relativi alle spese e alle attività del progetto. I contributi vengono accordati sempre a fondo perduto e coprono percentuali che possono andare dal 50 al 100%, al 100% dei costi, ma il 100% soltanto in rarissimi casi, quindi per esempio per quanto riguarda le borse di studio di mobilità dei programmi Horizon. I massimali di finanziamento sono in genere riportati negli inviti a presentare proposte. La parte di budget che non è coperta dal sostegno comunitario sarà invece cofinanziata dai partner stessi del progetto. Il progetto va pianificato in modo che un'eventuale diminuzione del contributo non metta a repentaglio l'intera realizzazione del progetto, perché se le spese preventivate risultano più alte, l'Unione Europea non prevede una maggiorazione degli stanziamenti, mentre se le spese preventivate risultano più basse, il contributo dell'Unione Europea viene diminuito proporzionalmente. In genere, la Commissione europea eroga il finanziamento in due tranche, un anticipo che viene dato a inizi lavori e per un saldo che viene dato a fine progetto dietro alla presentazione del report finale e anche della rendicontazione finale. Ora dobbiamo fare ancora un'altra importante distinzione, quello tra gli inviti a presentare proposte, le cosiddette sovvenzioni, e le gare di appalto. La sovvenzione mira a soddisfare le esigenze della struttura proponente e anche ad attuare la politica della Commissione. In tal caso si dice che noi abbiamo un approccio dal basso e quindi anche un mandato istituzionale. I criteri quali sono? Che conta molto quello che è la qualità della proposta. L'aspetto finanziario conta poco. L'Unione Europea non vuole sapere quanto spendiamo, vuole solo sapere che il budget che stiamo presentando sia congruo rispetto alle attività che noi intendiamo realizzare. E poi una cosa importante, siamo sempre in presenza di cofinanziamento, quindi una parte del finanziamento viene messa a disposizione dall'Unione Europea, la restante parte viene messa a disposizione dai partner del progetto. Le sovvenzioni sono concesse dalla Commissione Europea a progetti che vengono proposti da enti dell'Unione Europea oppure da organizzazioni esterne. Per quanto riguarda invece la gara di appalto, questo mira a soddisfare un preciso e puntuale interesse della Commissione, quindi si dice che sia un approccio dall'alto, questo perché la gara di appalto ha un fine commerciale, quindi conta sì la qualità della proposta, ma principalmente conta anche l'offerta economica perché vince la miglior proposta al miglior prezzo. Però in questo caso noi avremo un finanziamento al 100%. Quando è che utilizziamo la gara? La gara noi la utilizziamo per poter attivare la fornitura di beni, l'esecuzione di lavori oppure la fornitura di servizi. Quindi nell'ambito delle gare di appalto la Commissione agisce in qualità di committente e paga per i servizi secondo i prezzi correnti di mercato. Per quanto riguarda l'informazione per le sovvenzioni, lo dicevamo prima, i siti, le fonti di informazione sono la Gazzetta Ufficiale Serie C e il sito web delle direzioni generali. Invece, per quanto riguarda la gara di appalto, la Gazzetta Ufficiale di riferimento è quella Serie S, appunto detta supplemento, che però è accessibile tramite una banca dati, che è la banca dati TED, che è la da banca dati delle gare di appalto.
dove non solo si trovano le gare di appalto della Commissione europea, ma si trovano le gare di appalto di tutta l'Europa, perché appunto c'è un obbligo per quelle che sono le gare di appalto superiori a 250.000 euro, vengono, diciamo, c'è un obbligo, scatta un obbligo di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Serie S. Allora, quello che io consiglio di consultare periodicamente il sito Eurlex, che fornisce informazioni sulla legislazione in vigore e in preparazione ed è a cura dell'Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali. Poi abbiamo la banca dati Rapid, che è la banca dati dei comunicati stampa del Servizio Comunicazione Stampa della Commissione Europea. In più, l'altro sito che vi consiglio di consultare è l'Inforeggio, che è il sito che dà informazioni sulla politica di coesione a cura della Direzione Generale Politiche Regionali della Commissione Europea. E poi, come vi dicevo, è importante visitare quelli che sono i siti delle singole direzioni generali della Commissione europea, che forniscono l'informazione sulle singole fonti di finanziamento. Quella che vedete in questo momento è la pagina Eurlex. Ho cercato di scaricare delle pagine per permettervi una visualizzazione di queste fonti di informazione. Questa è la banca dati TED di cui vi parlavo prima, che è appunto la banca dati delle gare di appalto. Questa è la banca dati Rapid, che sarebbe la banca dati dei comunicati stampa delle istituzioni della Commissione europea. È una banca dati che io trovo utilissima perché ogni giorno, ora di pranzo, vengono pubblicati i comunicati stampa delle diverse direzioni generali e quindi ci permette anche un po' di seguire quelli che sono i lavori dell'Unione, della Commissione europea. Come vedete, ci sono delle notizie e poi abbiamo dei quadratini. Questi quadratini stanno a indicare in quali altre lingue è disponibile la traduzione di questi comunicati stampa. A volte ci sta un unico quadratino con tanti puntini, significa che quel documento è disponibile in tutte le lingue ufficiali della Commissione europea. Ancora vi consiglio di consultare il sito Aiuti e Prestiti della Commissione europea e anche il sito della rappresentanza in Italia della Commissione europea, anche perché su questi siti, almeno sul secondo, trovate l'informazione in lingua italiana. Questo è il sito Aiuti e Prestiti della Commissione europea e questo invece è il sito della rappresentanza in Italia della Commissione europea. Come vi dicevo, per quanto riguarda i fonti strutturali, il sito di riferimento è l'Inforeggio, che è della Direzione Generale della politica regionale, dove addirittura attraverso questa cartina potete accedere all'informazione sui fondi strutturali nei diversi paesi membri dell'Unione Europea e quindi anche potete accedere a quelli che sono gli indirizzi delle autorità di gestione dei programmi operativi regionali e nazionali dell'Italia. Un'altra fonte di informazione molto importante è il CORDIS, che è un servizio di informazione in materia di ricerca e sviluppo tecnologico. In realtà dà molte informazioni su tutto quello che è lo stato della ricerca nell'Unione Europea. A questo si accompagna il portale, il Participant Portal, che è il portale dei partecipanti, che è un portale sul quale la Commissione Europea sta un po' cercando di trasferire tutta l'informazione relativa ai diversi inviti a presentare proposte di tutti i programmi comunitari. Questa è la facciata della home page del PCORDIS. C'è un obbligo di traduzione anche in lingua italiana, ma in realtà anche in questo caso riguarda sempre solo per le notizie, diciamo, in primo piano. Poi nel momento in cui si accede l'informazione, tutta l'informazione diventa in inglese. Vediamo un attimo ora quali sono le reti di informazione sull'Unione Europea. Sicuramente abbiamo la rete, lo diciamo prima, di Europe Direct, che sono appunto i criteri di informazione al servizio dei cittadini. Poi abbiamo la rete dei centri di documentazione europea che promuovono l'insegnamento e la ricerca nel settore dell'integrazione europea. Poi abbiamo la rete Enterprise Europe Network, che è gestita dalla DG Impresa e Industria della Commissione europea, come obiettivo quello di aiutare le PMI, le piccole e medie imprese, a cogliere le opportunità e i vantaggi del mercato europeo e quindi cercare anche di sviluppare il loro potenziale di innovazione.
In più, ora vi volevo anche parlare un attimo di quelli che sono i nostri siti di informazione. Sicuramente l'indirizzo, il portale di riferimento del nostro Europe Direct è www.europa.formex.it, che è appunto la pagina web che ospita il centro Europe Direct. Questa si accompagna la pagina programmicomunitari.formex.it, dove appunto troviamo tutte le informazioni relative ai finanziamenti diretti, quindi la ricerca partner, lo scadenzario bandi, lo scadenzario eventi, e poi abbiamo un ulteriore sito, un ulteriore focus web del sito del Formez, che è quello fondistrutturali.formez.it, che è dedicato ai fondi strutturali. Questa che vedete ora visualizzata è la pagina dello Europe Direct. Nella sezione qui indicata in rosso trovate le informazioni sul nostro centro, dove ci troviamo, a che ora è possibile venirci a incontrare, anche gli orari di apertura del nostro contact center. Sempre sul sito Europa, sempre nella pagina evidenziata con il cerchio rosso, troviamo quelli che sono i servizi online, quindi bandi scadenza, gli eventi, il servizio di ricerca partner e le banche dati dei programmi comunitari, sia del periodo di programmazione precedente 2007-2013 che di quello attuale. In più abbiamo anche una sezione di domande e risposte e sono cittadino europeo che rinvia al sito del progetto di Linea Amica, dove troverete ulteriori informazioni di approfondimento su quelle che sono l'Europa vicino ai cittadini. Per quanto riguarda la banca dati programmi comunitari 2014-2020, troverete tutti i finanziamenti diretti, le schede sono in italiano, ma vi ricordiamo che tra 15 giorni ci sarà una giornata di approfondimento a cura della dottoressa Giorgia Gasparro, che vi darà delle indicazioni anche un po' veloci su quelli che sono i principali finanziamenti diretti, della Commissione europea. Abbiamo poi lo scadenzario bandi che permette di consultare tutti i bandi in scadenza, per quanto riguarda i programmi comunitari. Altri servizi che offriamo, noi abbiamo creato una serie di guide utili per gli utenti, quindi abbiamo la guida delle opportunità di finanziamento 2014-2020, dove in realtà potete trovare in maniera dettagliata tutte le informazioni che vi daremo nel corso di questi tre webinar. Poi abbiamo una guida alle fonti di informazione in Italia sui fondi europei, cioè dove in Italia potete trovare le informazioni. Questa è una sorta di indirizzario su quali sono gli enti che in Italia possono fornirvi informazioni sui finanziamenti europei. Abbiamo un'ulteriore guida per principianti, come presentare una proposta di progetto nell'ambito dei finanziamenti diretti. Poi abbiamo un'ulteriore guida come finanziare lo sport, la ciclabilità, la mobilità e il turismo sostenibile con i fondi europei. Il nostro Europe Direct è fortemente impegnato in questo settore, anzi mi fa piacere ricordarvi che il 28 marzo stiamo organizzando presso lo Spazio Europa della rappresentanza in Italia della Commissione europea una giornata informativa sui finanziamenti nazionali ed europei nel settore della ciclabilità. Quindi, se vi fa piacere partecipare, accedete a eventi PA, selezionate la pagina del 28 marzo e iscrivetevi all'evento. Sarà un evento in presenza. Poi abbiamo un'ulteriore guida sulla politica di comunicazione dell'Unione Europea 2000-2016, quindi ricostruiamo un po' di quelle che sono state le tappe principali della politica di comunicazione, e poi abbiamo un'ulteriore guida alle strategie macro regionali dell'Unione Europea, dove spieghiamo cosa sono queste strategie e a che cosa servono. Quelli che vedete ora visualizzati sono appunto i nostri indirizzi, cioè come potete contattarci. In più vedevo che c'era ancora un'altra domanda: è possibile utilizzare l'avanzo di bilancio quantomeno per le progettazioni di grandi opere che hanno spesso bisogno di un progetto, se non esecutivo, ma almeno di un progetto di massima? Non saprei dirle, ma penso di no. Questo casomai poi ci segniamo questa domanda che cercheremo di esaminare successivamente.